Cambia il sistema di raccolta rifiuti nel paese, cambiano tutti i contenitori, ma con l'esello di Sant'Antonio in comune di Enego, una borgata di case che si trova prima della frazione di Fosse di Sotto, i contenitori sono proprio spariti dallo scorso mese di agosto, tanto che i residenti esasperati hanno inviato una lettera a ETRA e al sindaco Marco Frison per capire cosa sia successo, visto il disagio che crea la mancanza degli appositi cassonetti per le immondizie. E si sono rivolti pure a noi di Rete Veneta, inviando le foto del prima e del dopo. In altre aree del paese, ovviamente, anche dove c'erano poche case, sono stati messi, tranne che da noi. Ora sono veramente distanti e nella strada proprio pubblica dove passano camion, che è pericoloso, non si può andare a piedi, è troppo distante, bisogna prendere l'auto. Certo. E finché è il secco, passi, perché comunque ce ne abbiamo poco, non fa odore, eccetera. L'umido è impegnativo, bisogna portarlo ogni giorno. E soprattutto mia nonna, che ha 80 anni, è a casa da sola perché lavoriamo tutti. E quindi lei non può essere autonoma nella gestione dei rifiuti, insomma, anche. È un disagio per noi che siamo più giovani, figuriamoci anche per lei. Poi ora che fa buio alle 5 di sera, che arriverà il brutto tempo, quindi la neve, il ghiaccio e tutto, voglio dire, è anche proprio difficile spostarsi anche con la macchina, voglio dire, apposta. Naturalmente la nostra telespettatrice ha avvertito sin da subito la Multiutility che si occupa della gestione rifiuti e sentite cosa si è sentita rispondere. Ci hanno sempre dato scusa, hanno detto sì, li riportiamo, oppure vi sono stati rubati, di tutto di più, ovviamente senza nessun risultato. Noi vedremo di interpellare chi di dovere.